1976, da 12 anni, Pepe Rosse, in carcere dal 1976, da 12 anni dunque, ed è condannato a 70 anni di carcere. Non ha mai ucciso nessuno. Mario Moretti, nato 42 anni fa a Porto San Giorgio, perito industriale, tecnico alla SIT Siemens per alcuni anni, studente di economia e commercio all'Università Cattolica di Milano. Militante delle Brigate Rosse dalla fondazione, è lui che dirige e gestisce il rapimento Moro, la sua uccisione. Arrestato nel 1981 e condannato a 7 ergastoli. Gli vengono imputati praticamente tutti gli omicidi compiuti dalle Brigate Rosse. Barbara Balzerani, è nata 39 anni fa a Roma, militante delle Brigate Rosse dagli anni 70, 75, 77, viene indicata come capo della colonna romana. È l'ultimo capo brigatista ad essere arrestato. È in carcere dal 1985 ed ha già subito la condanna a 5 ergastoli. Le vengono imputati tutti gli omicidi, anche a lei, compiuti dalle Brigate Rosse. Dunque, i tre esponenti delle Brigate Rosse, certo i più noti fra tutti, Curcio il fondatore, Mario Moretti il capo delle BR vincenti, diciamo, del punto massimo della sfida allo Stato, rapimento Moro, e Barbara Balzerani, capo politico e militare delle Brigate Rosse, già segnate dai primi arresti dal PIN. Questo ciclo di lotte è un ciclo che è partito a metà degli anni 60 in Italia, la Piazza Statuto, insomma, nel 62, che è cresciuto con quell'ondata studentesca e operaia del biennio 68 e 69 e che all'inizio degli anni 70 ha visto un vastissimo movimento agitare le scuole, le fabbriche e le piazze di questo paese. È all'interno di quel movimento che sono nate le Brigate Rosse ed è anche con l'esaurimento di quel movimento che noi riteniamo si esauriscano le radici sociali di quella esperienza che è stata l'esperienza della lotta armata chiamata. Nasceva per questo e aveva necessità di queste condizioni per esistere. Sono queste condizioni che oggi secondo noi sono venute meno. Si può dire soltanto, si può registrare soltanto quel vastissimo movimento così radicale che ha potuto addirittura far nascere la lotta armata è stato domato sicuramente. Quindi da questo punto di vista è una sconfitta. Dal vostro punto di vista. Ma io direi il problema non è chi ha vinto e chi ha perso. Il problema che noi poniamo è che cosa effettivamente è successo. Se si vuole aprire una riflessione. Mutamenti ma anche arretramenti ha provocato la scelta della strategia della lotta armata. Altra interpretazione legittima, Moretti? Senz'altro, è legittimo come è legittima quella che a suo tempo individuava nella necessità di elaborare una strategia di lotta armata, quale necessità che rispondesse alle condizioni dello scontro che a loro si davano. Questa era una richiesta che proveniva e qui non si può negare la storia, pena mettere a punto, fare la politica dello struzzo. Questa richiesta veniva da vastissimi settori del movimento operaio, del movimento studentesco e più in generale da settori della società. Negli ultimi anni si è discusso delle Brigate Rosse, delle azioni armate in modo molto unilaterale, estraendo questa esperienza da un contesto sociale di lotte e di trasformazioni che è stato il più profondo, il più complesso processo di trasformazioni che ci siano stati in Italia nel dopoguerra. Non possiamo trascurare questo contesto di contraddizioni e di lotte, altrimenti si finisce per non capire che cos'è stata anche l'esperienza delle Brigate Rosse e quindi rimuoverla. Però Curcio, mi scusi, qua non stiamo facendo trattando cos'è stato il 68, una materia asettica. Parliamo di terrorismo e di Brigate Rosse che per noi tutti, per l'opinione pubblica, sono morti, feriti, tanti. Ecco, no, un momento. Difficile entrare dunque in questa storicità dell'argomento con. Ma sarà difficile, ma è necessario. E intanto non si sta parlando di terrorismo, perché le Brigate Rosse non sono e non sono mai state un'organizzazione terroristica. Se del terrorismo in questo paese c'è stato perché altri hanno compiuto azioni terroristiche. E se vuole gliele ricordo tutte. Piazza Fontana, le bombe ai comizi sindacali di Brescia, le bombe alla questura di Milano.
le bombe sui treni, questo è terrorismo. Questo cioè è un capitolo del terrorismo. Azioni tese a creare nel paese dei riflessi d'ordine. Viceversa, le Brigate Rosse sono state tutt'altra cosa, sono state un fenomeno interno a dei vasti movimenti operai, a dei vasti movimenti di classe di questo paese e soprattutto un fenomeno che ha raccolto una spinta presente e diffusa in questo paese. Curcio, questa è un'affermazione che sarà difficilmente accoglibile da molti, la distinzione tra terrorismo buono e terrorismo cattivo. No, indubbiamente terrorismo è lotta armata, non è lotta terrorismo. Armata, comunque, questa è una vostra posizione. Mi pare comunque che voi, sulla considerazione che la lotta armata è un fenomeno superato, proponiate una sorta di resa unilaterale, se così si può chiamare, senza però abiure. Cioè, voi volete la garanzia della titolarità di una vostra coerenza personale e di militanza. Ma ammettere che la lotta armata è superata non è già di per sé una sconfessione del passato? No, è riconoscere un fatto oggettivo e avere il coraggio politico di riconoscerlo e di porlo come un terreno di discussione per un passaggio e per una svolta in questo paese. Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi, non tanto come storia soggettiva di un'organizzazione, ma come storia dei conflitti, della qualità dei conflitti che hanno caratterizzato questo scontro sociale e politico. Riteniamo che sia giunto il momento per noi di aprirci ad un confronto, ed un confronto su quella che chiamiamo soluzione politica, vale a dire sulla liberazione dei prigionieri e sulla costruzione di condizioni affinché gli esuli, i latitanti, possano rientrare in questo paese. Curcio, proporre oggi a delle persone che come voi hanno anni, decenni di condanne, ergastoli, una liberazione tout court, ma sulla base di quale possibilità valutate questo? No, noi non poniamo il problema di una liberazione tout court, non poniamo affatto il problema di un colpo di spugna, noi poniamo il problema di una soluzione politica che apra questa prospettiva come una prospettiva oggettiva. E in cambio la società, lo Stato, il Paese cosa avrà? Ma nulla, qui non si tratta di un baratto, qui si tratta di affrontare un problema che è sul tappeto, un problema sociale, e io penso che ogni società debba affrontare nei vari momenti della sua storia i suoi problemi. Può anche non essere affrontato questo problema, ma naturalmente resta un problema. Voi parlate comunque di confronto, di dibattito. Occorrono due parti per parlare, ecco, voi siete disposti a fare la vostra parte? Noi pensiamo che sia necessario creare le condizioni per una riflessione seria e un'interrogazione seria su cosa è successo in questo paese. Presuppone un atto politico che sta a monte. Presuppone ipotizzare condizioni di libertà per i prigionieri che la rendano possibile. Mi scusi, Moretti, lei sta proponendo di uscire dal carcere. Mi pare che ponga come condizione ad un confronto definitivo sugli anni di piombo la possibilità per lei e per gli altri detenuti politici, come li chiama lei, comunque gli altri detenuti delle Brigate Rosse. Vede, se fosse solo questo, cioè che, come giustamente accade a qualunque persona che è in carcere, che ama la libertà e vuole uscire di prigione, quindi anch'io voglio uscire di prigione, ma se si trattasse solo di questo, mi potrei cavare benissimo con le leggi dell'emergenza, con le leggi sui pentiti, con le leggi sulla dissociazione. Noi no, poniamo invece un problema di carattere più generale, cioè di stabilire un criterio che possa indicare un modo diverso di risolvere questo tipo di contraddizione, che è la contraddizione, ripeto, del permanere dei prigionieri politici in Italia. E resta sempre il nodo del concetto di prigioniero politico, che mi pare sia alla base del confronto ed eventualmente dello scontro, ma stiamo sul discorso del confronto. Proviamo a iniziarlo subito questo confronto, questa apertura di credito, di disponibilità, almeno parziale, da parte vostra. Bene, siamo in piena ricorrenza decennale del rapimento di Aldo Moro, della uccisione degli uomini della sua scorta, della sua uccisione. Moretti, apriamo questo capitolo, è disposto ad affrontare questo argomento?
Sì, senz'altro, nei limiti, almeno con lei, nel quale un suo collega, Enzo Biagi, pone la questione che fa differenza fra un'intervista e un interrogatorio di polizia. Entro i limiti di un'intervista io sono disposto a risponderle. E questa è un'intervista? Vede, il problema di quell'operazione è un problema estremamente complesso, perlomeno per i risultati politici e per ciò che ha prodotto successivamente. Io mi limito semplicemente ad osservare questo, che dentro una scelta di cui noi ci siamo assunti responsabilità, ripeto, che è stata quella della lotta armata, ebbene, il movimento delle tensioni sociali e delle tensioni politiche che hanno attraversato tutta l'Italia, dalla Resistenza in poi, almeno, ebbene, vedeva un conflitto in cui la Democrazia Cristiana aveva un determinato ruolo. Quindi, semmai quell'operazione, più di ogni altra, è riuscita a sintetizzare poi quello che stiamo affermando, che la nostra scelta di fare le Brigate Rosse, di lotta armata, era interna ai movimenti, alle tensioni che questo paese attraversava. Quindi è una scelta di Moro era obbligata, lei dice. Era una scelta politica coerente con la lotta armata, certamente, ma non avulsa dalla storia e dalle tensioni politiche e sociali che nel paese si sono manifestate. Ed anche la conclusione che ebbe, la tragica conclusione che ebbe la vicenda Moro, era una scelta obbligata? Beh, le contraddizioni politiche che si sono sviluppate in quel periodo erano così laceranti, così, che la cui lettura e la cui rilettura soprattutto non sarà facile. Ancora oggi si sviluppano polemiche tra i responsabili dell'intera conduzione e esito di quell'operazione. Ma quali sono altri, le responsabilità invece, che sfuggono? Ecco, chi chiama in causa lei più chiaramente? Ma in particolare nessuno, però certamente il mondo politico italiano in quella vicenda reagì in un modo che poi dette vita a quella che io non ho mai esito a chiamare la scellerata incremento o comunque determinazione della politica dell'emergenza. Scusi, lo Stato avrebbe dovuto arrendersi, di fatto accettare lo scambio di prigionieri, mi sembra, avrebbe dovuto lasciarvi vincere come unica condizione per liberare Moro. Ma non, la questione non è mai stata posta in questi termini, neanche dalle Brigate Rosse. Cioè, come la poneste? Si è creata molta confusione, forse. Venne posta. Un'interpretazione autentica da chi gestì quella vicenda? Guardi, tutto ciò che riguarda quella vicenda, per quanto riguarda il punto di vista delle Brigate Rosse, è molto noto. Ed è anche molto scritto, solo che poco tenuto in considerazione. Se non nel fatto che noi ci siamo assunti questa responsabilità. E probabilmente invece questa vicenda addensa su di sé una molteplicità di contraddizioni, di problemi e anche probabilmente di qualcosa di irrisolto all'interno delle forze politiche. Io non voglio minimamente entrare né in queste polemiche né in questo tipo di considerazioni, primo perché non mi riguardano e poi perché, ripeto, ognuno si prende le sue responsabilità, io mi prendo le mie. Lei dunque sostiene che nel corso dei 55 giorni della detenzione di Aldo Moro, per Moro vi era lo spazio di vita, di salvezza. Poi ponemmo la questione ai partiti politici, la questione dei prigionieri. Indubbiamente era un modo diverso, non mi nascondo questo, di porla loro allora e di porla adesso, due modi molto diversi, senz'altro. Però questa era la questione sulla quale sarebbe misurato la possibilità. Ci fu un silenzio, e non sono io a dirlo. Beh, interlocutori se ne facciarono molti, sono affermazioni di pochi giorni fa da parte del ministro Giulio Andreotti, che parlò addirittura di un canale di comunicazione instaurato dal Vaticano con le Brigate Rosse nel tentativo di salvare Aldo Moro, quindi interlocutore ne aveste e aveste anche disposti al confronto. Ah, ma non chieda a me ciò che afferma Andreotti, io non ne sono minimamente al corrente di cosa è successo, ripeto, laddove non ci sono state le Brigate Rosse, io so esattamente cosa è successo all'interno delle Brigate Rosse e questo è tutto scritto, è tutto noto, non esistono retroscena, non esiste niente che non sia stato pubblicato,
Non esistono memoriali, non esistono bobine, non esiste niente che non sia noto nella sua sostanza e che possa costituire una base reale per un'analisi storica corretta. Moretti, lei ribadisce dunque che non vi è più nulla da raccontare su Moro, cioè tutto è stato detto. C'è da interpretare. I fatti sono elementi oggettivi che non richiedono possibili spazi di interpretazione. E in realtà i punti oscuri, i buchi neri della vicenda, da piccoli a grandi, beh, almeno al cronista, all'opinione pubblica, appaiono molti. Ma io non ne conosco, francamente. Non ne conosco sostanziali, perché... Beh, se non posso proporgliene alcuni io. No, ma vede, io ho seguito anche, partecipandovi come spettatore, ma con un certo tipo di atteggiamento politico, a tutti i processi che dal Moro, Moro Pis, Moro Ter. Chiunque voglia, seriamente, non per una banale speculazione politica, conoscere ciò che è accaduto da parte brigatista per quanto riguarda ciò che hanno fatto e detto le Brigate Rosse, ha semplicemente da leggersi quegli atti di... ed è tutto chiaro. Aldo Moro, alla fine di 55 giorni, fu ucciso. Era una decisione irreversibile, ritorno a riproporre una domanda, e come quella decisione fu vissuta, assunta o accolta da parte della militanza brigatista? Barbara Balzerani. Noi abbiamo iniziato quella che viene definita l'operazione Moro con un attacco che ha comportato 5 morti. Immediatamente. Quindi è evidente che il peso, la gravità, la responsabilità che ci prendevamo rispetto ad un'operazione del genere era adeguato, secondo il nostro punto di vista, a quella che era l'importanza della proposta politica che lanciavamo in quel momento. Tutta questa discussione qua, e che credo che sia molto importante per questa società, tutta questa serie di valutazioni politiche che si potrebbero dare, non tanto sui cosiddetti misteri, sulle bobine, sulle docce che si rompono, che sono assolutamente insignificanti rispetto ad una storia politica e sociale di un intero paese. Ci vorrebbe poco a far chiarezza, però vorrei aggiungere. Sì, ma sono curiosità che nascondono l'importanza reale dei dati politici, cioè che spostano il problema dall'importanza che c'ha avuto la vicenda politica delle Brigate Rosse dentro questo paese a una serie di fatti di cronaca che assolutamente non hanno nessuna importanza. Beh, c'è un solo modo per sgombrare il campo da quelle che voi chiamate così strumentalizzazioni. È semplice il modo, fare chiarezza, dare delle risposte. Bene, sono episodi marginali, parliamo di Via Grado e di altre cose. Basta fare alcuna affermazione da parte vostra. Sì, ma vede, il problema di chiarire alcuni particolari rischia di diventare un falso problema. Nel senso che se dietro a una richiesta di questo tipo c'è una volontà di accumulare indizi dietrologici per dimostrare che dietro c'è qualcosa, una manovra strana, una manovra oscura, nessun chiarimento è mai possibile. Prenda ad esempio l'esempio che lei citava di Via Grado, è di una banalità sconcertante, ma è noto a tutti che è così, nel senso che un rubinetto che si rompe non può essere imputato a nessuno se non ai palazzinari romani che fanno male le case, e questo è un fatto noto. Ma non solo, ma era già successo altre volte, da quel che mi consta, e l'amministratore dello stabile lo può confermare, come l'ha già fatto, con gli stessi guai. Moretti, quindi veramente... non può essere attribuito minimamente a nessun piano diabolico il fatto che un rubinetto si rompe. Ora però no, però mi scusi, c'è il problema di una segnalazione giunta a delle forze di polizia di quella ipotesi di colpo che venne controllato soltanto successivamente, e questo è un aspetto che è davvero preoccupante per chi voglia capire, ad esempio, se lo Stato ha fatto tutto ciò che era possibile per combattervi. Sì, ma questo le Brigate Rosse cosa c'entrano? Cioè, voglio dire, il progetto delle Brigate Rosse è molto chiaro, non c'è un solo episodio, uno solo, io sfido chiunque a citarmelo, che possa lontanamente
solo lontanamente ipotizzare un intreccio delle Brigate Rosse in tutta la loro storia, quindi con migliaia di episodi, centinaia di compagni, decine e decine di situazioni, molte azioni. Sfido chiunque a trovare un solo episodio nella quale si possa adombrare la possibilità di un intreccio delle Brigate Rosse con qualcos'altro. Mi scusi, è una sfida la sua carriera? Sì, senz'altro. Senz'altro, 75 io... a Milano il Mossad, la proposta che vi offrì il l'indicazione di Pisetta alle Brigate Rosse. Ma vede, sono in grazia, cioè io non ne so proprio nulla come militante, io leggo i giornali come lei, io non ne so proprio assolutamente nulla di quello che lei dice. Come militante e dirigente delle Brigate Rosse. Sono missioni dirette di molti suoi... Che ne avevano sentito parlare, ma perché anch'essi leggono i giornali, se poi, ripeto, la pratica ormai molto diffusa di falsi pentimenti induce qualcuno a fare delle dichiarazioni per compiacere qualcun altro, è difficile anche qui poi andare a discernere. Io posso garantire questo, che episodi reali, concreti, sostanziali non esistono. Non esistono proprio. Decine, centinaia di pentiti ve lo confermano. Continuiamo con una riflessione da parte vostra. Eravamo alla vicenda Moro, una riflessione che ha coinvolto e sconvolto il paese e che avrà sicuramente coinvolto e sconvolto anche voi, personalmente, come responsabili politici, come militanti delle Brigate Rosse, come uomini, come donne. Curcio, lei quella vicenda l'ha vissuta dal carcere. Cosa accadde in carcere durante il rapimento Moro? Come lo viveste? Cosa dibatteste? Ma i prigionieri... in quel momento, o almeno alcuni prigionieri in quel momento, stavano facendo un processo a Torino. Cosa accadde? Accadde che arrivarono molti fotografi, ci furono molte domande. Però la storia della nostra organizzazione ha sempre avuto un principio e l'ha sempre rispettato. E cioè, i prigionieri non hanno mai partecipato alla elaborazione, alla messa in atto, anche politica, o prevalentemente politica, visto che erano prigionieri, di azioni armate. Per cui i prigionieri non erano parte in causa nella operazione Moro. Non lo erano perché non avevano partecipato a elaborarla, questa operazione. Voi non ne sapevate nulla? No, noi non ne sapevamo nulla, ma non dell'operazione Moro. Noi non abbiamo mai saputo nulla di nessun'altra operazione, perché questa è sempre stata una regola tenuta ferma dall'organizzazione Brigate Rosse. Nonostante questo, poi ovviamente ne dibatteste. Noi ne dibattemmo e prendemmo anche delle posizioni che sono pubbliche perché furono scritte su alcuni dei comunicati che leggemmo al processo Moro. E poi anche pubbliche, in pubblici dibattimenti, tant'è che io ho avuto anche una condanna per apologia di reato. Poretti, com'era Aldo Moro umanamente, personalmente, nel corso di quei 55 giorni? Ma vede, indipendentemente dal ruolo che io ho avuto in questa vicenda, so, come sa qualunque compagno delle Brigate Rosse, che un uomo non è mai soltanto il ruolo che riveste, col simbolo che rappresenta, è sempre una cosa più complessa. E anche Moro era questo, da quel che mi risulta non fa eccezione, come dimostrano le sue lettere, per chi abbia avuto la possibilità di leggere, che sono pubbliche. Le ragioni politiche di un omicidio, però raffrontandoci alle vittime, a chi ha perso il padre, il fratello, al bimbo che non ha il padre o il nonno, diventa un discorso, credo, difficilmente accettabile. Voi avete una proposta complessiva, ritenete che sia proponibile a tutta l'opinione pubblica. Nell'opinione pubblica, dell'opinione pubblica fanno parte anche i familiari delle vittime. Quindi questa proposta politica, provate adesso a dirla a loro direttamente, che sono parte dell'opinione pubblica. C'è un problema della sofferenza, un problema del dolore, ed è il problema della tragicità di uno scontro sociale, che non è che si può
ignorare. C'è, è un problema, ci sono stati moltissimi morti, moltissimi feriti, moltissime persone che portano le conseguenze oggi e che le porteranno anche domani. Ci sono anche i familiari delle vittime, cioè coloro che porteranno in sé, finché vivono, il dolore e la sofferenza per le persone care che non hanno più. Ora certo, dalla nostra parte c'è stata anche questa scelta di violenza e questa scelta che ha prodotto morte. E quindi ai familiari delle vittime noi che cosa possiamo dire? In realtà noi non possiamo dire nulla, perché il dolore di quelle persone non ammette, non è consolato da una mia parola. La mia è una parola politica ed è una parola che quindi non può giungere a toccare fino in fondo il problema della sofferenza e del dolore. Certo, noi rispettiamo questo dolore, lo rispettiamo per i nostri familiari di vittime e lo rispettiamo per gli altrui familiari di vittime. Rispetto. Ma questo rispetto... Rispetto, non essendo un sentimento inadeguato. Sì, è inadeguato e nello stesso tempo non lo è. È inadeguato perché effettivamente non può consolare la sofferenza e il ricordo che rimarrà per tutta la vita in chi ha avuto dei morti o delle persone care che sono cadute in questo conflitto o sono morte in questo conflitto. È adeguato perché è il massimo che noi possiamo esternare ed è un sentimento umano, un sentimento che prescinde dalle motivazioni stesse del giudizio e della valutazione politica che ognuno di noi dà di questo scontro complessivo. Sul terreno politico, certo, noi riteniamo che il rispetto si manifesti in un modo preciso, riconoscendo le ragioni o cercando di capire le ragioni per cui in un paese come il nostro si è giunti a spararci addosso, si è giunti a imbracciare le armi, si è giunti a mettere delle bombe nelle banche, sui treni, a sparare nelle manifestazioni. Questi sono dei problemi che non riguardano le Brigate Rosse in modo specifico, riguardano anche le Brigate Rosse, ma riguardano tutti. Le responsabilità. C'è chi nell'ambito di questo dibattito, spesso fuorviato, sul superamento dell'emergenza, ha teso a fare una differenza fra chi ha compiuto azioni di sangue e chi non le ha compiute. E questo ad esempio, tra voi tre, è il caso suo, Curcio. Lei non ha avuto l'occasione di sparare, di uccidere quantomeno. Questa differenza, quasi non esistesse poi una responsabilità collettiva, lei la condivide? No, non la condivido, perché c'è una responsabilità politica e una responsabilità morale che evidentemente va ben al di là dall'aver compiuto o non compiuto un determinato fatto. Questo è un problema giuridico. Da un punto di vista giuridico sicuramente l'accertamento delle responsabilità può essere condivisibile, comprensibile, cioè fa parte di quel tipo di linguaggio, di quel tipo di codice. Però sul piano politico no, sul piano politico noi abbiamo assunto una responsabilità in solido, io come tutti gli altri, cioè, non è che io non ho detto bisogna fare una lotta armata, però attenti, non spariamo, non è stato questo, io non ho detto questo, io ho iniziato in un periodo storico in cui il problema se finché vivono il dolore e la sofferenza per le persone care che non hanno più. Ora certo dalla nostra parte c'è stata anche questa scelta di violenza e questa scelta che ha prodotto morte. E quindi ai familiari delle vittime noi che cosa possiamo dire? In realtà noi non possiamo dire nulla, perché il dolore di quelle persone non ammette, non è consolato da una mia parola. La mia è una parola politica ed è una parola che quindi non può giungere a toccare fino in fondo il problema della sofferenza e del dolore. Certo, noi rispettiamo questo dolore, lo rispettiamo per i nostri familiari di vittime e lo rispettiamo per gli altrui familiari di vittime, ma questo rispetto... Rispetto, non essendo un sentimento inadeguato. Sì, è inadeguato e nello stesso tempo non lo è.
è inadeguato perché effettivamente non può consolare la sofferenza e il ricordo che rimarrà per tutta la vita in chi ha avuto dei morti o delle persone care che sono cadute in questo conflitto o sono morte in questo conflitto. È adeguato perché è il massimo che noi possiamo esternare ed è un sentimento umano, un sentimento che prescinde dalle motivazioni stesse del giudizio e della valutazione politica che ognuno di noi dà di questo scontro complessivo. Sul terreno politico, certo, noi riteniamo che il rispetto si manifesti in un modo preciso, riconoscendo le ragioni o cercando di capire le ragioni per cui in un paese come il nostro si è giunti a spararci addosso, si è giunti a imbracciare le armi, si è giunti a mettere delle bombe nelle banche, sui treni, a sparare nelle manifestazioni. Questi sono dei problemi che non riguardano le Brigate Rosse in modo specifico, riguardano anche le Brigate Rosse, ma riguardano tutti. Le responsabilità. C'è chi nell'ambito di questo dibattito, spesso fuorviato, sul superamento dell'emergenza, ha teso a fare una differenza fra chi ha compiuto azioni di sangue e chi non le ha compiute. Questo ad esempio, tra voi tre, è il caso suo, Curcio. Lei non ha avuto l'occasione di sparare, di uccidere quantomeno. Questa differenza, quasi non esistesse poi una responsabilità collettiva, lei la condivide? No, non la condivido perché c'è una responsabilità politica e una responsabilità morale che evidentemente va ben al di là dall'aver compiuto o non compiuto un determinato fatto. Questo è un problema giuridico, da un punto di vista giuridico sicuramente l'accertamento delle responsabilità può essere condivisibile, comprensibile, cioè fa parte di quel tipo di linguaggio, di quel tipo di codice. Però sul piano politico no, sul piano politico noi abbiamo assunto una responsabilità in solido, io come tutti gli altri, cioè, non è che io non ho detto bisogna fare una lotta armata, però attenti, non spariamo, non è stato questo, io non ho detto questo, io ho iniziato in un periodo storico in cui il problema dello sparare, no? Non si poneva come un problema diffuso all'interno di quel movimento dentro il quale noi ci muovevamo. Io ricordo, io mi muovevo nei cancelli delle fabbriche, dentro le fabbriche. Sono entrato in tutte le grandi fabbriche durante le grandi lotte, ci entravo con i lavoratori, mi sono mosso dentro i quartieri, ho fatto dei comizi fino al 74 nei grandi quartieri di Milano, al Lorenteggio, con degli striscioni, Brigate Rosse, con 2 o 3 mila persone. Quindi io mi muovevo in un contesto sociale ampio, verificabile, diffuso. Mi conoscono migliaia di persone. Perché? Ecco, allora non si è posto questo problema di sparare, per quanto in Italia allora si vivesse un clima da caccia a chi sta preparando il colpo di Stato. Migliaia di telefonate, forse domani ci sarà un colpo di Stato, forse no. C'erano pratiche diffuse ai comuni, lo sanno tutti i partiti, lo sanno che si mobilitavano per presidiare le loro sezioni, lo sanno i giornalisti che facevano un bollettino di controinformazione democratica perché molte delle notizie non potevano circolare diffusamente sulla stampa, lo sanno i magistrati perché c'erano delle correnti di magistrati democratiche che si preoccupavano di quelli che erano dei problemi seri in un paese come questo. Problemi seri, alcuni, altri problemi da burletta, ma comunque problemi ce n'erano. Ed erano problemi che hanno indotto alcuni a ritenere che la paura, per esempio, di un colpo di Stato fosse una paura attendibile. Curcio, questo non risolve il problema delle responsabilità personali e morali rispetto a dei ferimenti, a delle uccisioni, che con questa logica viene già detto. Io c'è un'assunzione dunque piena di responsabilità. C'è un'assunzione piena di responsabilità politica anzitutto e poi anche morale, perché ripeto, questo è un problema più personale, ognuno di noi ha anche una propria coerenza. Io personalmente ritengo di aver fatto le scelte che in quel momento ritenevo giuste e le ho fatte per me e proponendole ad altri, e di questo ovviamente, e da questo tipo di scelte e di decisioni non mi sottraggo assolutamente. Anzi, è proprio nel momento in cui io oggi pongo a tutta la società italiana, quindi anche agli interlocutori più stretti e più vicini che ho, i prigionieri, i carcerati, la gente che ha fatto questa storia o parte di questa storia insieme a me,
l'opposizione, i nuovi movimenti della sinistra, è proprio nel momento in cui io pongo il problema della inattualità dell'esperienza che noi abbiamo fatto, della improponibilità nel nuovo contesto di contraddizioni sociali, che io mi assumo fino in fondo la responsabilità politica e morale della scelta che ho fatto ieri. Facciamo un'ipotesi assolutamente aberrante, speriamo che non accada mai. Domani qualcheduno che si definisce Brigate Rosse torna a colpire, a ferire, magari ad uccidere. Ecco, anche di quell'omicidio lei si sentirebbe comunque responsabile? Ma no, evidentemente. Io dico fino adesso, fino al momento in cui io, prendendo pubblicamente la parola insieme ad altri compagni della mia storia, ho posto il problema dell'oltrepassamento dell'esperienza che noi abbiamo fatto. E dal momento in cui io ho posto questo problema, ho posto un problema politico che dice: in Italia, pur persistendo gravissime contraddizioni sociali, questo lo dico io, lo dicono tutti, queste contraddizioni sociali non sono commensurabili al tipo di contraddizioni sociali che noi abbiamo vissuto e dentro le quali è nata, si è sviluppata ed è morta l'esperienza delle Brigate Rosse. Ora, io prendo la mia responsabilità fino a questa presa di parola, perché fino a questa presa di parola, bene o male, io stavo dentro un'organizzazione, esatto. E quindi cioè non posso certo sottrarmi dalle sue responsabilità. Sempre il discorso delle vittime, Moretti, lei che dagli atti giudiziari almeno risulta aver partecipato ad azioni armate, risulta aver ucciso. Ma è un problema serio, un problema molto serio, nel senso che il dolore della gente che è persona cara, io lo conosco molto bene e quindi so che è una lacerazione insanabile. È una lacerazione insanabile perché così è la vita degli uomini, cioè quando muore una persona a quale si è legati o si è molto legati, non c'è proprio niente che possa lenire questo dolore. E quindi credo, ed è un problema anche mio, cioè che questo scontro che ha assunto le caratteristiche violente, cruenti che ci sono state, possa avere una spiegazione. A me questo serve, anche da questo punto di vista, cioè la cosa peggiore che io sento dire sono morti inutili. Questo non ha senso. Non ha senso perché sono uno scontro, non si può morire inutilmente dentro una forma di scontro di quel tipo. Ecco, quindi è anche il modo che noi, o io, mi sento di porre questo, il problema di ricercare il senso di questa, della lotta che c'è stata. Non so a chi serve, a me sì, nel senso che rispetto a chi ha perso una persona a cui voleva molto bene, non c'è altra cosa che possa servire ciò che trova dentro se stesso. Quello che serve alla società invece, anche in relazione al fatto che deve registrare dei caduti, delle vittime da tutte le parti, deve trovare le ragioni per cui questo è successo. Questo la società lo deve fare. Deve scoprirlo e non basta quello che è stato fatto finora. Ecco da dove parte anche la nostra proposta di riflessione politica. Barbara Balzerani, lei non più di un anno fa dalle gabbie del processo Moroter ancora rivendicava a nome delle Brigate Rosse la rapina di Prati dei Papa che portò all'uccisione di due agenti di polizia. Nell'arco di un anno la sua posizione è mutata. Cos'è accaduto in così breve tempo? Ma diciamo che quello che è successo a partire da un anno fa
È stato un fatto molto importante. Cioè sono venute a coincidere praticamente due fatti importanti. Uno è stato il proseguimento di una riflessione politica che noi compagni che continuavamo a sostenere dall'esterno e dall'interno delle carceri delle Brigate Rosse, riflessione politica appunto che dall'82 in poi ci aveva portato a riflettere, ragionare sulla situazione e cercare di capire se c'erano ancora le possibilità di rilanciare l'ipotesi originaria delle Brigate Rosse, pur in una situazione che stava mutando. L'esito di questa nostra riflessione, cioè la presa d'atto appunto di mutazioni tali della situazione, sia interna che internazionale, che impediva ogni possibile rilancio di quel tipo di ipotesi politica, ha coinciso con l'apertura di uno spazio politico. Spazio politico che non è un regalo a nessuno, è casomai una possibilità anche in modo conflittuale di dare uno sbocco politico ad uno scontro sociale che secondo noi è concluso oggettivamente, all'interno del quale sia possibile anche, e questo per noi è molto importante ovviamente, anche dare ragione della nostra storia, togliere lo strato di mistificazioni, di silenzio, di demonizzazione che in questi anni si sono accumulati sopra, e non c'eravamo altro modo per farlo che quello di assumerci fino in fondo la responsabilità, da una parte, di prenderci fino in fondo la responsabilità, le nostre responsabilità politiche e personali di questo scontro, e dall'altra porlo su un piano di un suo esaurimento. E su questo vogliamo essere molto chiari. Ecco, la lotta armata si è esaurita. Quella lotta armata è esaurita. La lotta armata in Italia è esaurita, per quanto è l'esperienza storica nostra. Lei guidava Barbara Balzerani, si può dire, un gruppo di brigatisti che sono tuttora latitanti, che almeno si presume possano ancora operare in quanto elementi di un progetto di lotta armata. Questa sua riflessione si sente di riproporla, di proporla allora agli ex compagni che magari stanno progettando, preparando un prossimo attentato, si sente di assumersi questa responsabilità? Ma il lancio della nostra proposta è assolutamente indirizzato a tutti. Cioè noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta la società di questo paese. Questo quindi implica anche il fatto che a maggior ragione nei confronti di compagni sia in carcere che fuori dal carcere che sono sicuramente più vicini al nostro modo di pensare e di vedere, a questi compagni non abbiamo smesso, nonostante che abbiamo ricevuto molte critiche, palesi o meno palesi, non abbiamo smesso di proporre la necessità di questo sbocco politico. Necessità perché è l'unico modo oggi, credo da rivoluzionari, di sottrarsi in maniera unilaterale, cioè senza scambi, senza chiedere nulla a nessuno, di sottrarsi ad uno scontro che non ha più ragione di essere. Fare appelli, abbandona questo, prendi quell'altro, cambia strategia, muta, mi pento, a parte che non sostituiscono alcun effetto, perché le contraddizioni sociali nascono dentro potenti tensioni e quindi chi fa delle scelte le fa in base non a quello che gli dice uno che gli parla dalla televisione, ma rispetto a quello che dice. Lei non pensa di avere autorevolezza tale da poter influire? No, io penso di avere la responsabilità. Nella coscienza di attuale militante del Brigate Rosse? Io penso di avere la responsabilità di
dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo e di scelta che noi abbiamo fatto fin qui, oggi non ha più ragione di esistere. Io non esorto nessuno a fare qualche cosa, io faccio un ragionamento. Faccio un ragionamento di carattere politico, che su cui invito tutti a riflettere. Ed è qui che non ho alcuna incertezza. Dico, questo il periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente, e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo come fare nato l'intera storia delle Brigate Rosse, perché è così, indipendentemente da ciò che ho fatto o non ho fatto. Ho questo tipo di responsabilità politica. Lei, Curcio, lei che potrebbe rivendicare una sorta di copyright su nome e sigla Brigate Rosse, si assuma la responsabilità di dire qualcosa a chi ancora ritiene, come ha fatto lei, che la lotta armata sia una possibile soluzione a qualche d'uno dei mali di questo nostro paese? Ah, ma io lo sto già facendo. È un anno che noi abbiamo aperto questa discussione e non c'è miglior modo che per affrontare i problemi che aprire delle discussioni. Noi abbiamo aperto una discussione efficace, cioè una discussione che non si appoggia su un'esortazione, su un invito, smettila di sparare oppure spara. Noi abbiamo aperto una discussione che propone un ragionamento, propone una valutazione di un'esperienza reale che la lotta armata l'ha fatta, no, l'ha voluta, l'ha pensata, l'ha immaginata, l'ha fatta e l'ha anche conclusa. C'è qualcosa che vorreste cancellare del vostro passato politico o personale? Io ritengo di essere una, a livello personale, una persona fortunata, nel senso che ho avuto il privilegio di vivere all'interno di un periodo di grosse trasformazioni sociali che hanno dato anche modo di espressione, di intelligenze, di capacità di grosse riflessioni, di grosse rivoluzioni da ogni punto di vista, dal punto di vista politico, sociale, culturale, umano, personale. Non ho paura della mia storia. Di errori ne ho fatti tantissimi, chissà quanti, migliaia, personali, familiari, rispetto a mia madre, che ne so, sono andato via a 21 anni da casa, per esempio, e mia madre ha dovuto emigrare, andare a lavorare in Inghilterra. Questo è un errore, probabilmente, nel quadro di un rapporto familiare, visto oggi, chi lo sa come lo valuto. E certo è un problema. E così ho fatto un sacco di errori politici. La mia militanza è lunghissima, già a metà degli anni 60 io ero dentro le varie organizzazioni, ho fatto riviste di un tipo, di un altro, da alcune sono uscito, da altre sono rientrato, sono stato in un tipo di partiti, poi in un altro. Cioè, è una lunga storia piena di contraddizioni che hanno seguito la mia vita. A concludere, l'uomo Mario Moretti, la donna Barbara Balzerani, l'uomo Renato Curcio, per ognuno di voi, c'è un progetto, una speranza per il vostro futuro personale? Ma dopo 12 anni di carcere è assolutamente difficile pensare ad un progetto personale fuori dal carcere. La realtà si è talmente trasformata e la velocità di questa trasformazione è talmente alta che 10 anni o 12 anni di carcere sono molte epoche. E quindi io credo che l'eventualità, perché qui si parla di eventualità, di una vita fuori dal carcere sia coincida con la necessità di ascoltare, di mettersi all'ascolto e all'esplorazione di quelle che sono le forme attuali della vita sociale. E lei, Barbara Balzerani? Ma io posso dire che non ho modificato né il mio modo di vedere il mondo, di vedere le sue contraddizioni. La mia scala di valori è rimasta intatta. C'è una concezione del mondo che è uguale identica a quella, in termini generali ovviamente,
uguale identica a quella che avevo un anno fa, due anni fa, tre anni fa. Quello che mi si è modificato, ovviamente, l'abbiamo già detto, è una situazione oggettiva intorno a me. Quindi il mio problema sarà esattamente dentro la galera o fuori la galera, quello di ricapirla. Io sono in galera e ci dovrò molto probabilmente rimanere per molto tempo, quindi con dei limiti molto grossi. Se vuole, la speranza è questa, di riuscire a mantenere a mantenermi viva da questo punto di vista, cioè di trovare e continuare a provare la spinta a capire le possibilità di trasformazione, le possibilità di miglioramento, le possibilità di superamento di una situazione nel mio paese, in giro per il mondo, che sicuramente ha molto bisogno di essere modificata e migliorata. Poi spero di non fare più interviste. Per parlare proprio molto tranquillamente, io non propongo affatto un'organizzazione clandestina, la mia vita è stata questa per 10 anni, poi adesso sono 7 anni che sono prigioniero, quindi sono 17 anni, esattamente l'età di mio figlio, insomma, grosso modo. Lei ha un figlio, Moretti? Sì, ho un figlio grande che appunto però questo tipo di vita che ho fatto finora, un po' movimentato, insomma, non era più adatta, insomma, ad un rapporto di un certo tipo. Sono strade chiaramente diverse, insomma, tra quella che ho fatto io e quella che è ipotizzabile per un bambino piccolo, insomma, quindi. Che società augurerebbe a suo figlio, 17 anni? Quando uno si augura una società deve immaginare un ruolo di avere dentro questa società. Io oggi ho quello del prigioniero delle Brigate Rosse, che fa un atto di grande responsabilità, con molta umiltà, senza arroganza e nell'altro.